Benvenuto in Gentil Marketing Podcast. Siamo Simona Marino e Marilena D'Adduzio ed in questo podcast ogni settimana ti raccontiamo come emergere nel mondo digitale grazie ad un marketing gentile ed allineato ai tuoi valori. Ciao e benvenuti, benvenute a questa ottava, Mari? Nona, c'è una volta che c'è qualcosa, Mari. Il Gentil Marketing. Simo, oggi te lo devo chiedere o no? Qual è l'argomento? Oggi sì, perché a me questa puntata piace da morire, quindi so di che parliamo, giusto? Morning Routine! Esatto, esattamente, morning routine. Però prima di entrare nel dettaglio di questa bellissima puntatona, parliamo un pochettino, cioè raccontiamo un attimo chi siamo, così almeno le persone che ci ascoltano sanno anche chi siamo e per quale motivo poi ci stiamo rivolgendo a loro. Ok, vai Simo. Sono Simona Marino, Mindful Coach e accompagno le mamme nella creazione di un business digitale grazie al percorso Mamme in Affari Academy. E tu Mari? Io sono Marilena D'Adduzio, sono una business strategic coach, insegno ai coach, consulenti e formatori a realizzare un business online per creare l'equilibrio ideale tra tempo, lavoro e famiglia, perché se non siamo in equilibrio poi dopo non ci sentiamo a posto, almeno se non altro per quanto mi riguarda. Riguarda penso tantissimi, compresa me, e se non siamo in equilibrio cadiamo sotto. Esatto, e quindi per trovare l'equilibrio ci serve anche una giusta morning routine, vero Simo? Per esempio, allora, raccontami sì. Un po' la tua. La mia è tosta, però qui voglio esorcizzare innanzitutto a chi non si sente incluso nelle morning routine. La morning routine non deve essere per forza alle 5 del mattino, deve essere la morning routine, la tua morning routine, che sia giusta per te. Cioè, non deve essere da la zombie routine, ok? Ma deve essere un attivatore, un acceleratore dell'inizio della giornata. Io naturalmente mi alzo alle 5, altre volte sono alle 5 e mezza, altre volte sono alle 6 o anche alle 5 meno un quarto, ma è il mio orologio biologico che mi fa facilmente alzare il mattino, ma anche perché vado anche molto presto la sera, perché una morning routine efficace è il frutto di una night routine efficace. Mantenere quindi questo equilibrio, appunto le abitudini, permettono di integrare e implementare delle buone routine, implementando tutto quello che ci vogliamo, gli ingredienti che vogliamo inserirci dentro, vincenti per noi. Quindi comunque avere sempre lo stesso orario con il quale si va a letto. Non so se capita, ci appassioniamo magari a vedere un film o una trasmissione, andiamo a letto più tardi del solito. Quella notte non dormiamo bene. O se per esempio come noi facciamo qualcosa del nostro lavoro che ci accende molto, per esempio una call con qualcuno dei nostri studenti o anche tra di noi, ovviamente noi mettiamo un'energia infinita nel nostro lavoro. Quella stessa energia ci dà poi adrenalina e ci scombussola il nostro ritmo e quella notte non riposeremo bene e faticheremo anche ad addormentarci. Mantenere quella routine un po' obbligatoria nell'andare a letto sempre alla stessa ora, evitando eccitanti anche naturali che come un bel programma che ci prendo, qualcosa che ci dà energia come nel nostro caso il nostro lavoro, e poi non ci permetterà di andare a letto serene. Quindi quello che faccio io la sera è andare a letto mai più tardi delle 9:30 e faccio degli esercizi di yoga nidra che mi rilassano e mi accompagnano la distensione muscolare per andare a dormire. Quindi la mia morning routine comincia da una night routine. Tu mai? Bello. Bellissimo, mi ricordo che l'altra volta dicevi che non tutti siamo uguali, no? Perché anch'io come te mi sveglio presto la mattina e seguo anch'io un po' il mio orologio biologico, anche se in realtà in questo periodo ho bisogno della sveglia
svegliarsi, comunque non riuscirei a dormire più di tanto perché bene o male poi dopo mi sveglio lo stesso da sola. Più o meno anch'io alterno la mia sveglia dalle 4:30 alle 6, più o meno l'orario in cui, il range in cui mi alzo, e per me la mattina è rigenerante, proprio tempo per me, silenzio assoluto, e posso veramente dedicare tot di minuti a qualsiasi cosa mi piace fare, che mi aiuta poi ad affrontare la giornata con uno spirito diverso. E devo dire che è una scoperta che ho fatto poi così, all'improvviso, quando lavoravo ancora come ingegnere delle telecomunicazioni, avevo l'orario standard fisso dalle 8 alle 5, che non erano mai le 5. Cosa succedeva? Che io arrivavo a casa tardi, dovevo, vabbè, preparare la cena, sistemare un pochettino, non avevo ancora Chiara. Comunque, cosa succedeva? Che alla fine io pensavo, cavolo, io però vorrei fare questo, questo, quest'altro, e non riuscivo mai a organizzarmele durante la settimana e le accumulavo magari le cose tutte nel weekend, ma poi non me le godevo, no? Ecco, quelle piccole cose che mi piaceva fare, allora dopo un giorno mi sono proprio così svegliata dicendo: ma se io mi sveglio adesso, non mi sento stanca, provo ad aggiungere qualche piccolo pezzo, qualche tassello ho iniziato con gli hobby che mi piacevano e svegliandomi prima iniziavo a fare il mio hobby preferito di all'epoca, che è un po', ora l'ho lasciato perdere, mi piaceva lavorare a maglia all'epoca, e Non l'avrei leggere. mai detto, aspetta, ti devo interrompere, scusa, colpo di scena, signore Esatto, mi sono creata anche dei vestiti, sì. Sì, mi piaceva creare tutte queste, perché davo sfogo alla mia creazione. Ricorda che una cosa, io facevo il lavoro da ingegnere che era molto molto razionale. Avevo bisogno di dare sfogo alla mia creatività e lì diciamo, nel lavorare a maglia trovavo questo sfogo della mia creatività. Poi dopo naturalmente inserivo gli altri miei hobby, che per me la lettura è un hobby preferito, oltre che un approfondimento per lo studio, e quindi questo mi dava veramente, mi riusciva se non altro ad aiutare ad ingranare meglio la giornata, perché veramente alla fine era, il resto della giornata era più che altro razionale, diciamo strategico, di pensieri, di contatti con i clienti, contatti con i colleghi, che non sempre sono facili i rapporti con le persone, però ecco quello che mi capitava è che se non altro affrontavo anche le difficoltà della giornata in maniera un po' più serena. Per fortuna quel capitolo della mia vita è finito e ora ho trovato un'altra morning routine, sempre svegliandomi presto. Dedico il tempo alla lettura, ma soprattutto per prima cosa alla gratitudine. L'ho già detto in un altro podcast, quei 10 minuti di gratitudine la mattina mi riempiono veramente il cuore per affrontare poi il resto della giornata e faccio seguire alla gratitudine anche una parte di affermazioni positive, perché comunque accompagnano anche questo è il mio pensiero. Cioè, cosa significa? Che nel momento in cui stai facendo un cambiamento nella tua vita e il cambiamento non finisce, continua, anche se non lo vuoi, ce l'hai il cambiamento, perché se non altro cresci. E quindi per affrontare questi cambiamenti, le affermazioni positive aiutano a mantenere comunque allineato il focus. Già ne avevamo parlato di questa, di mantenere allineato il focus e il pensiero, e soprattutto non lasciano andare il pensiero alla deriva, perché non so se vi capita, non so se ti è capitato a te, Simo. Spesso noi, se ci lasciamo andare e non siamo più attenti a questo nostro pensiero, subentrano pensieri magari negativi, quelli non so, anche inculcati dalla società, perché comunque ricordiamoci che viviamo all'interno di una società che ci vuole veramente tutti un po', ci vuole un po' controllare. E quindi questa cosa mi aiuta veramente ad andare avanti nella giornata in maniera energica. La sera io non ho proprio un rituale serale, però dedico una parte della mia serata dopo che Chiara non si è addormentata, dopo che ho fatto delle call, perché a volte inserisco le call con gli studenti anche alla sera, che sono carica, vero? Come dicevi tu, Simone, sono molto carica dopo le call.
E approfitto per, insomma, per avere ancora un po' quell'energia per continuare con la formazione. Quindi mi formo, mi ascolto dei video, sono nel letto, ma continuo ad ascoltare con le orecchie e poi mi addormento. Questa è la mia morning routine. Esatto. Sai che per quanto riguarda le affermazioni positive, noi donne abbiamo un potere incredibile. Non funzionano sempre e continuative, ma noi abbiamo una fase del nostro mese, appunto, che coincide con il nostro ciclo, dove il nostro subconscio è una spugna e riesce ad assorbirle. E quella è la fase premestruale e mestruale, dove proprio siamo delle spugne. E allora lì sì che queste tecniche di crescita personale hanno un vero vantaggio, perché il nostro subconscio è proprio acceso, come messo appunto in un pulsante on a ricevere questo ingranaggio, perché quello che facciamo con le affermazioni positive è instradare l'entusiasmo, così come quella gratitudine, l'energia è energia pura. Switchare la nostra intenzione verso qualcosa che abbiamo, che ci accorgiamo di avere, di cui siamo molto grate, piuttosto di quelle che non abbiamo, che ci ostiniamo ad avere e che ci lamentiamo perché non ce le abbiamo, dando la colpa a qualcuno, all'universo, la politica. E quindi inizi la giornata scrollandoti di dosso, no? Tutta questa negatività e switchando al positivo. Quella è energia pura, ti può dare solo produttività, che poi ripercuoti appunto nell'intera giornata, quindi dal lavoro a quello che poi andrai a fare anche il sabato in famiglia o la domenica in famiglia. Perché una morning routine va tenuta 7 giorni su 7. Chi ha questa routine sa che diciamo non va in vacanza, non conosce giorni feriali, giorni festivi e sabati e domeniche, e ogni giorno è uguale. Perché se instauri la tua routine del mattino è una specie di è qualcosa che fai, che senti il bisogno di fare. E ognuno ha la sua. Io, per esempio, non leggo al mattino, ma piuttosto lo faccio la sera, lasciando tutti i dispositivi fuori. Io mi dedico soltanto alla lettura la sera. E al mattino ho bisogno di fare yoga e meditazione, a volte mezz'ora, a volte un quarto d'ora, a volte un'ora. Il tempo che sento di voler applicare, perché delle mattine, come sta succedendo adesso con la scuola online dei bambini, la mia necessità è più iniziare a lavorare nel silenzio, in cui ancora tutti dormono, piuttosto che prolungare gli esercizi del mattino. La faccio perché comunque ne sento il bisogno, ma in formato ridotto. Quindi un quarto d'ora di yoga per distendermi, 5 minuti di meditazione per connettermi, gratitudine è in primo quello che poi ho implementato all'interno anche del mio percorso Mamme in Affari Academy, che è il metodo SCAN, cioè impostare un'intenzione grazie al Sankalpa, un'intenzione che parte dal cuore e dalla mente, che va a definire e visualizzare, grazie a tutti i sensi, il tuo scopo, il tuo obiettivo, la tua missione, e ti dà ti carica quella molla per andare a raggiungere, rincorrerlo e soprattutto non perderlo mai di vista. Assolutamente, hai detto una cosa giusta che effettivamente noi stiamo raccontando le nostre morning routine per dare un po' l'idea di creare questa abitudine
che carica energeticamente chiunque. Quindi ognuno può trovare poi il fuocherello che fa poi accendere questa energia e che poi ricarica veramente la giornata con una dose che nemmeno uno immagina, perché tante volte ci sentiamo scarichi, no? Ci sentiamo già scarichi la mattina. Per esempio, io se parto che la mia morning routine in qualche modo trova degli ostacoli, ne abbiamo parlato, gli ostacoli ne abbiamo parlati anche in un'altra puntata, la puntata precedente, ecco, quando può capitare che anche la morning routine abbia qualche intoppo, ecco, io devo dire la verità, mi rendo conto che la giornata poi assume una dimensione un po' diversa. Non dico che vada a rotoli, perché sennò non sarebbe neanche cioè, quello che comunque applico durante la morning routine è proprio le affermazioni positive, quindi mantenere il pensiero positivo. Quindi nel momento in cui ho un ostacolo, cerco comunque di affrontare positivamente il tutto, però quando non ho la mia morning routine classica, ecco, so che la giornata assume un'impronta diversa e mi manca non essere lì e fare quello che proprio dedicare del tempo a me stessa. Ecco, forse è questo che spesso pensiamo molto al business, pensiamo molto alla famiglia, pensiamo molto ai nostri amici, alla nostra famiglia, tutto il resto, ma non so, qualche volta può essere che tralasciamo un po' noi stesse. Quindi ecco, mantenere invece allineato anche le nostre emozioni, mantenerle vive, farle rifiorire e soprattutto coccolarci un pochettino, una cosa di cui noi non ci dobbiamo scordare. Ecco, quindi una volta che tu hai capito quali sono le tue coccole, cos'è che ti fa stare bene, cos'è che non riesci a fare durante la giornata perché in qualche modo ti sei organizzato e hai lasciato fuori, non so, un tuo hobby, hai lasciato fuori l'allenamento, non hai tempo, perché spesso una frase che viene detta è: non ho tempo per fare questo. Credimi, alzarti, vabbè, se riesci ad alzarti un'ora prima, non farà la differenza nel tuo sonno, se naturalmente vai a dormire non alle 2 della mattina, però ecco, se riesci a trovare questa tua routine e abitudine, diciamo anche negli orari, quindi essere proprio un pochettino fisso negli orari in cui ti svegli, in cui vai a dormire, ecco che svegliarti appunto questa ora prima non è così determinante per il tuo sonno della giornata. Diciamo che comunque dormire aiuta, quindi con questo non vogliamo dire che siamo le persone che spingono a non dormire più. Assolutamente dormire aiuta, rigenera, aiuta ad essere anche più creativi. Almeno io noto che quando sono molto stanca, perché ho passato generalmente dormo molto bene, però tipo, no, ho anche raccontato in un'altra puntata quando c'è mia figlia che è ammalata, che ha la febbre alta, le misura magari spesso la febbre durante la notte, interrompendo il sonno, anche io mi sveglio la mattina e sono proprio stralunata. Ecco, questo, il dormire, non dormire bene sicuramente non aiuta, e quindi riuscire poi a trovare una tua abitudine per far sì che anche la tua notte, il tuo sonno sia rigenerante, quindi quelle ore che dormi, quelle 4, 5, 8 ore, dipende dalla tua persona, fai che siano rigeneranti, perché a volte si dorme anche 8 ore, ma si dorme male. Quindi fai sì che queste ore, sia della giornata che della nottata, siano per te qualcosa che ti aiuti a rigenerare il fisico, perché ne ha proprio bisogno. Ed ecco che qui nasce poi l'energia nel fisico. La fase REM è la fase in cui dormiamo profondamente e ognuno di noi può avere un'applicazione nel telefono, adesso anche grazie a questi orologini qui nel polso che si collegano, ti misurano il tempo della tua fase REM. Tenendola monitorata, puoi tu stessa renderti conto quando è efficace questo modo di dormire profondamente. Non è uno strumento che si può applicare, un'applicazione da scaricare. Ti rendi conto che, appunto, come dicevi tu, per esempio, se vieni
sei in dormiveglia perché hai la bambina che sta male, quindi sei lì e ti svegli continuamente, oppure sei una neomamma, questa fase REM viene continuamente interrotta ed è quello che ti porta a stanchezza. Io, per esempio, stanotte ho dormito in fase REM 1 ora e mezza e stamattina ho avvertito il beneficio di questo perché stamattina mi sentivo una leonessa. E quando vado a vedere questa fase prolungata, quanto tempo dura? Quando supera l'ora e mezza, sto magnificamente bene tutte le volte. Nella normalità, a volte non raggiungo nemmeno l'ora e quella carenza la sento. Quindi quello che succede svegliandoci continuamente è semplicemente interrompere quel nutrimento importante che è quella fase dove davvero, davvero riposiamo. Tutto il resto è un sonno profondo, dove non si riposa così come durante la fase REM. E un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente è quanto è difficile, è vero, quando non si riesce a intraprendere, a continuare o a iniziare la morning routine al mattino. E devo dire che tutt'oggi ancora ho difficoltà a lasciare andare questo quando succede. A me succede ovviamente quando i miei figli si svegliano prima di me, o comunque dopo che quella cosa peggiore è decisamente quando riesci a fare quel ragionamento che hai detto tu, Mari, no? Quando, ok, che cosa me ne faccio di quella altra mezz'ora in più che sto qui nel letto a rimuginare tanto i miei pensieri? Ormai non sono più nel sonno profondo, sono soltanto qui che mi piace stare a volte nelle mie coperte, trovo il coraggio di alzarmi, quindi 5, 4, 3, 2, 1. Via dal letto, mi alzo, ma magari di lì a 5 minuti si sveglia qualche pargolo. E quindi tu hai oltre il danno anche la beffa, perché ti sei alzata. Quindi facendo leva su te stessa, facendo tutti questi ragionamenti nel mattino, ti alzi. E non puoi avere nemmeno la tua routine e devo dire che è sfidante, non lascio mai andare, ma organizzo in modo tale che comunque la riesco a fare, anche ridotta, anche breve, però comunque è un intorpidio perché a me piace alzarmi e prendere il caffè in balcone guardando ancora la luna, serena nella mia pace dei sensi e sentire l'aria proprio nella pelle. E ovviamente tutto questo silenzio, tutta questa connessione interiore anche durante poi la meditazione non c'è più. Quindi è tutto in maniera disturbata, ridotta, ma comunque difficilmente riesco a lasciare andare il discorso di non farla. Posso rimandare, cioè fino a quando non riorganizzo la famiglia, ma non proprio lasciarla andare, non proprio non farla. Eh beh, effettivamente quando hai quell'abitudine di fare la morning routine diventa difficile staccarsi da questa abitudine. E quindi quello che ti consigliamo a te è proprio di capire cos'è che ti piacerebbe inserire nella tua morning routine, cos'è che pensi che ti possa far star bene. Ti faccio questo esempio per farti capire. Quando io raccontavo la mia morning routine ad una mia amica, e le raccontavo che la mia morning routine era appunto dedicare il libro, il tempo alla lettura e poi alla gratitudine, lei mi diceva: sì, vabbè, ma io non mi vorrei alzare per queste cose. Infatti, io le ho detto: ma guarda, ma prova a pensare cosa piacerebbe fare a te. Allora lei ha pensato: ma effettivamente mi piacerebbe andare a correre la mattina, soprattutto in questo periodo in quando c'è la luce, un po' più di luce, ed ecco che lei ha trovato il suo stimolo, la sua carica quotidiana per affrontare poi in maniera appunto energetica la giornata. Quindi quello che devi far tu è capire cos'è che ti fa star bene, cos'è che in questo momento non riesci, diciamo, ad avere il tempo, diciamo, di fare, cosa hai evitato, o hai rimandato nel tempo, ed ecco che
Inserisci questa cosa nella tua morning routine e vedrai che dopo la tua giornata assume una piega diversa. La piega naturalmente è positiva, nel senso che ti farà veramente affrontare poi anche le difficoltà che possono capitare nella giornata, le vivrai in maniera diversa. E Simo, non so se tu hai altri consigli da dare sulla morning routine, se no No, li. ma puoi scriverci o raccontarci cosa ti piacerebbe fare e cosa possiamo consigliarti anche noi in base a quello che a te interesserebbe fare a info@gentilmarketing.com destinato a Simone e Marilena e raccontaci di te, raccontaci se vuoi cominciare una morning routine, se vuoi fare qualche domanda. Realizzeremo una puntata un po' più avanti dove raccoglieremo tutte le domande e faremo una Q&A podcast e puoi venirci a trovare all'interno del nostro sito dove troverai tutti anche gli episodi passati su www.gentilmarketing.com. Perfetto, allora io direi che diamo l'appuntamento alla prossima puntata dove parleremo, qui anticipo il nuovo argomento, parleremo Spoiler, proprio di andata. abitudini. Esatto, Spoilera. spoileriamo, parleremo proprio di abitudini e di come le ripetizioni anche delle abitudini aiutino poi anche nel business. Quindi visto che comunque stiamo parlando anche di una tua attività online digitale, come queste possono essere d'aiuto nel tuo business, quindi avere buone abitudini anche nel business. Ok, Simo? Quindi Esatto, alla ci prossima vediamo puntata, alla prossima ciao! puntata.